Non si placa lo stato di agitazione da parte dei sindacati della Polizia Locale di Milano che protestano contro l'introduzione, fortemente voluta dalla Giunta Sala, del badge per rilevare elettronicamente le presenze. Così, dopo l'incontro di ieri, si annunciano i primi scioperi per il giorno di Sant'Ambrogio, giornata da sempre caotica per il capoluogo lombardo. Diciamo che il badge è la voce che ha fatto traboccare il vaso, perché per noi ci ha fatto indignare questo tipo di presa di posizione da parte del sindaco Sala, che in un attimo ha buttato via all'ortiche 158 anni di tradizioni. Una di queste tradizioni è la spunta nominale, che ha dato degli ottimi risultati sia in termini di presenza del personale. Abbiamo i dati del comune, la polizia locale ha una presenza del 94,2%. Quindi un tasso di assenteismo sicuramente più basso della media nazionale. Più abbiamo un corpo di polizia che è rinnovato come uno dei migliori corpi di polizia locale a livello nazionale. Quindi con questa nostra tradizione, questa spunta nominale. E quindi abbiamo detto di no, le tradizioni non si toccano. Per quando è stato proclamato lo sciopero? Lo sciopero è stato proclamato simbolicamente al 7 di dicembre, comitanza della prima della Scala e del santo patrono di Milano. Però ci saranno anche i blocchi blocco degli straordinari dal 4 al 9 di dicembre. Quindi è un segnale che vogliamo dare, visto che ieri nel tentativo di conciliazione scritto davanti al prefetto l'amministrazione non ha fatto nessun tipo di apertura né su questo versante, quindi tradizione, che per noi diventa un discorso ideologico, perché non ci risulta che nessun corpo di polizia abbia il badge o timbri, quindi o siamo polizia o siamo qualcosa d'altro, ce lo dicono e noi a questo punto vuol dire che per il sindaco Sala siamo qualcosa d'altro. E poi anche sugli altri punti, chiusura totale, abbiamo preso atto e quindi in modo sereno abbiamo indetto lo stato di agitazione, adesso il blocco, lo sciopero e il blocco del